Salve a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà il vlog su Atene. Siamo appena arrivati ad Atene, volevo farvi vedere il nostro albergo. In realtà non è un albergo, è un si chiamano Euryclea Residence, se non sbaglio. E praticamente sono dei mini appartamenti, ma in realtà, cioè, nel senso, in un posto così tranquillamente uno potrebbe viverci. Adesso vi faccio fare il room tour, perché è veramente carino, in realtà appartamento tour. E abbiamo questo terrazzo enorme, non so se vedete, veramente grosso. Infatti magari in questi giorni ne approfitteremo e faremo magari anche cena qui, anche perché possiamo cucinare. Adesso vi faccio vedere. Allora, ecco qua nell'ingresso, qua c'è una sorta di tavolo, non so, scrivania, come vogliamo chiamarlo. Qua a destra c'è subito la cucina. È per quello che dicevo che qui dentro si potrebbe tranquillamente vivere, perché guardate che bella la cucina e guardate che carino anche lo spazio della, diciamo, del salottino. Quindi qua, volendo, una sera possiamo anche metterci qui a guardare la TV. Qui zona letto, zona bagagli. Vi faccio vedere il bagno. Il bagno è anche abbastanza grosso. Il bagno è fatto così. Questa è la doccia. E poi vi faccio vedere di là il terrazzo, quello che dicevo che è enorme, cioè è un appartamento questa roba qua, da poterci vivere senza problemi. E qua sotto, adesso non so dove, che via siamo, ma potremmo essere su una via, questa qua dovrebbe essere una via pedonale che c'è qua che abbiamo preso prima di salire, e di là c'è il centro. Adesso voglio farmi una doccia perché sono letteralmente morta. Aspettate che siamo entrati e non si vede più niente. Voglio farmi una doccia perché sono devastata, e questo tra l'altro era il new outfit. Non so se c'è uno specchio intero per farvi vedere il new outfit, ma non credo. E niente, adesso doccia e poi usciamo a mangiare qualcosa, anche perché sto letteralmente svenendo dalla fame. E niente, ci vediamo dopo. Allora, sto cercando una zona dove poter fare una sorta di fit check, però c'è il letto. E aspettate, magari se vi metto ancora un po' più indietro, magari si riesce a farlo. Vabbè, vedete un pochino di tavolo della cucina, però forse un pochino meglio. Allora, scarpe, considerate che io ho portato soltanto queste, un paio di scarpe col tacco, ma siccome camminiamo non ho voglia di mettermele. Quindi letteralmente ho il vestitino, questo qua, che non so se avete già visto, non credo di averlo già indossato, molto carino, di Maison Selle Suse, l'ho comprato appena uscito perché mi piaceva un sacco la fantasia, che come vedete è molto Silvia. E poi l'ho abbinato a lei, che è la mia sciarellina azzurra. E niente, adesso noi usciamo. Faccio vedere tutte le cose che ho preso di questo marchio di che vi ho accennato prima, Corres. Ho preso, la prima cosa che ho preso è stata questa, che è questo profumo che si chiama Black Sugar, e ve l'ho già fatto vedere perché mi sono letteralmente innamorata. Ha delle note che sono fantastiche, mi piacciono un sacco. Poi ho voluto provare questo perché mi ispirava un sacco, avevo bisogno di un olio per la pelle. E poi oggi ho preso questo qua, che è il duo della crema di una crema giorno brightening, quindi è alla vitamina C, e anche il siero uguale. Adesso lo apriamo e vediamo cosa c'è dentro. Vi faccio vedere anche questo, che è il sacchettino, che parla tutto, diciamo, del fatto che questo marchio è greco. E questa cosa qui era molto carina, l'ho trovata molto carina, questa cosa che parla un po' della storia, un po' di tutto quello che c'è dietro questo marchio. Dato fuori, allora, questo è il siero, adesso vado subito a provarlo. E poi questo invece è la crema, che in realtà è da giorno, però me la vado a mettere lo stesso perché non ho un'altra crema al momento. E niente, quindi questo è l'olio, questo è il siero e questa è la crema. Sono stracontenta perché vi giuro, sto marchio, mi sono innamorata. Poi anche il packaging è molto elegante, mi piace un sacco. Avevamo così tanta fame che abbiamo mangiato in 4 secondi in questo posto che si chiama Ella, Urban Greek Cuisine. Me l'ha consigliato una mia amica, tra l'altro di Atene, una ragazza che avevo conosciuto a Kaust, e l'ho contattata per venire qua, così mi ha dato qualche dritta su cose da fare, posti dove andare a mangiare, eccetera. E questo qua è uno di quelli che ha consigliato lei, e devo dire approvatissimo. Ho preso un'insalata, tutto con le zucchine, tra l'altro. Se venite qua in Grecia, le zucchine, i pomodori, le insalate sono delle bombe, cioè almeno non so se perché in Arabia la qualità proprio delle verdure è molto più bassa, quindi qua trovo tutto buonissimo. Ho preso un'insalata di zucchine e delle crocchette di zucchine, e poi della pita, tra l'altro sono impazzita per la pita, è veramente buono. Questo è il posto. Abbiamo finito cena in 5 secondi, adesso siamo in una piazzetta che non sappiamo cosa sia, la church. Vabbè, c'è una chiesa qua molto carina e poi una chiesa più grossa, adesso vi faccio vedere. Allora, ho abbandonato Andrea al ristorante, che doveva ancora finirsi la birra, io volevo farmi un giro assolutamente per negozi,
praticamente ho scoperto questo marchio che si chiama Corres di skincare ed è un marchio greco. Mi sono innamorata, infatti mi sono presa il profumo, un olio viso e poi mi sono presa adesso un altro prodotto, volevo provare la crema notte e il siero della linea La Rosa. Spettacolo, cioè pazzeschi sono. Quello lassù è il pancake. Buongiorno a tutti, allora noi ci siamo appena svegliati, mi sono vestita, adesso vi faccio vedere l'outfit di oggi. Qui ad Atene fa caldissimo oggi, infatti praticamente sono mezza nuda perché fa veramente caldo. Adesso però mi devo mettere la crema, tra l'altro la crema che sto usando, allora ne ho bocciata una completamente. Non comprate le creme di Erborario, non so per quale motivo le creme solari di Erborario, io mi sono trovata malissimo, mi sono bruciata quando le avevo messe ed era una 50 plus in teoria, quindi diciamo che non è normale che io mi sia bruciata con quella sopra. Quella che vi consiglio è questa qua, che vabbè è di Superdrug, quindi non so se la trovate in Italia. Però questa qua, che per... scusatemi la voce. Che per bambini questa qua ha funzionato molto bene. Se no, quella che mi porto dietro sempre, che ho in borsa anche oggi, aspettate che la prendo, che vi ho già consigliato in diverse occasioni. Aspettate che la sto prendendo dalla borsa. E questa, oddio, dov'è? Mi è venita, eccola qua. È lei, che è la migliore. Siamo venuti al mercato del pesce. Allora, buongiorno. Siamo arrivati in questa zona che si chiama Monastiraki, in cui c'è un mercatino delle pulci. Ovviamente Silvia passione mercatini, è dovuta andare a farsi un giro al mercatino. In realtà non ho comprato niente. Stamattina in realtà ho comprato soltanto una cosa, che è praticamente delle cosine per fare dei braccialetti. Questo ho comprato. Usciti dal mercatino abbiamo beccato questo. Adesso dobbiamo cercare di capire dove andare, perché abbiamo i biglietti per l'Acropoli e adesso dobbiamo cercare l'ingresso. Stamattina abbiamo proprio fatto proprio tranquilli, passeggiando per la città giusto per scoprirla un po', e adesso invece abbiamo proprio l'appuntamento per andare a vedere l'Acropoli. Allora, siamo appena usciti dalla zona dell'Acropoli e abbiamo visto il Partenone, molto bello, mi è piaciuto veramente tanto. Tra l'altro da qua c'è una vista molto bella in mezzo agli ulivi. C'è da morire di caldo, infatti mi sono dovuta tirare sui capelli e meno male che ho portato dietro la mia pinza fedele. E guardate che bello da qua, aspettate. Allora, abbiamo appena finito di mangiare, adesso stiamo tornando verso il centro perché io ho chiesto ad Andrea, siccome abbiamo fatto mezza vacanza a Cefalonia con delle degustazioni di vino, ho detto a me, quindi oggi facciamo shopping. Allora, adesso siamo nella zona di Placa, dove ci sono tutta una serie di negozettini e niente, adesso faremo un giretto. Io ho visto un paio di negozietti ieri sera che mi ispiravano un sacco, quindi volevo rivederli da aperti, così potevo vedere se c'era qualcosina di interessante. Allora, sono in questa via che si chiama Ermu ed è praticamente la via dei negozi, quindi sto facendo un po' di shopping. Adesso sto entrando alla Mango perché volevo vedere se avevo una cosa, però ho comprato una cosa che ho visto ieri sera che non avevo comprato. Oggi l'ho provata, bellissima. Allora, vi faccio vedere velocemente l'outfit di questa sera. Ho questo abito che ho preso da Mushu Torino. Ha questa fantasia veramente spettacolare, mi piaceva un sacco. E io l'ho brutalmente scoppiazzato a Vittoria. Vittoria c'è un'altra fantasia più Liberty. Io invece l'ho preso in questa altra fantasia e l'ho di nuovo abbinato con la Chanel Azzurra, che praticamente è la borsa che sto utilizzando di più in questa vacanza.
Allora, siccome stasera usciamo, ma non mi voglio portare dietro la videocamera, credo che vloggerò con il telefono, semplicemente per questione di spazio, perché qui dentro non ho abbastanza spazio da mettere la videocamera, non ho voglia di portarmi dietro un altro sacchettino. Molto spesso quando non ho spazio nella borsa, quello che faccio è semplicemente di portarmi dietro un altro sacchettino a parte o una tote bag e ci metto dentro le cose che non mi stanno nella borsa, ma siccome usciamo stasera non ho proprio voglia e niente, quindi ci vediamo più tardi. Buonasera, allora io sono stata una vlogger pessima, non ho vloggato niente della cena, non ho vloggato niente sul rooftop, però sono qua per dirvi che ho trovato una gelateria veramente buona, quindi se venite qua in estate e volete il gelato, questo Gioelia ha un gusto che ho provato ed è pazzesco, che è pesca e rosa, buonissimo, l'ho abbinato con latte di cocco ed erano veramente veramente buoni. Andrea ha preso anche il pistacchio, anche quello era veramente buono, quindi ve lo consiglio, questo è il nome. Allora, mentre Andrea si sta guardando la partita, io sto cercando negozietti aperti, volevo ancora prendere dei regalini, diciamo, per amiche, volevo vedere se c'era ancora qualcosa di carino e poi volevo portare dei dolcetti per l'ufficio, quindi mi sono presa questo momento in cui c'è la partita per fare ancora un giretto per negozietti e sto facendo una zona nuova, in questa zona qui non sono ancora mai stata, il problema è che è tardi, quindi sono le 9:30 credo, quindi più o meno in questi orari di solito quasi in tutti i negozietti come vedete sono chiusi, però ce n'è ancora qualcuno di aperto, quindi voglio dare un'occhiata, anziché insomma annoiarmi lì al ristorante a fare niente, perché partita non mi interessa, ho deciso di farmi un giretto. Buongiorno a tutti, allora, ultimo giorno qui in Grecia, adesso stiamo cercando un posto per fare la colazione, abbiamo preparato le valigie, sistemato tutto e ci hanno fatto lasciare le valigie in una stanzetta nel nostro residence, l'altro ve lo consiglio, si chiama residence, come si chiama già la residence dove siamo stati? Vabbè, vi cerco il nome e ve lo scrivo perché non ce lo ricordiamo nessuno di due in questo momento, è Euripides, qualcosa del genere, molto belle, molto comode, non c'è, considerate che non è un albergo vero e proprio, è uno di quelli automatici, c'è una sorta di codice da mettere nella porta, anche per entrare c'è un codice e per prendere le chiavi c'è un codice, quindi è tutto automatizzato, però veramente comodo. E niente, adesso alla ricerca di qualcosa da mangiare per colazione, poi andiamo probabilmente a vedere ancora o museo o l'agora, adesso dobbiamo decidere ancora, e poi alle 3 ci vediamo con una mia amica, una ragazza che avevo conosciuto a Kaos, e facciamo, siccome lei è di Atene, è da una vita che non ci vediamo, sono molto contenta di vederla, e poi dopo dovremo andare in aeroporto perché abbiamo l'aereo alle 8:25 e niente, adesso andiamo a cercare qualcosa da mangiare anche perché sto veramente svenendo dalla fame, in questo periodo qua ho mangiato tanto, però abbiamo anche camminato tanto, considerate che mi ha fatto più o meno 20.000 passi al giorno, quindi parecchi, e quindi abbiamo anche consumato tanto e quindi ho bisogno di mangiare, veramente ho una fame assurda in questo momento. Siamo venute a fare colazione in questo posto consigliato dalla mia amica greca, si chiama Overall. Allora, abbiamo beccato un mercatino di roba religiosa, adesso ve lo firmo un po'. Volevo farvi vedere anche velocemente il mio outfit, ho questo top che ho comprato a Cefalonia e questa gonna che è quella che ho comprato ieri, le Birkenstock, poi ho due borse in realtà perché non volevo lasciare una delle due nel posto dove abbiamo lasciato le valigie, quindi me la sono portata dietro, quindi ho sia la Speedy che la Mini Loop, però in realtà con questo outfit piace di più la Speedy. Sì, mi sono cambiata, mi sono vestita in un altro modo semplicemente perché volevo fare più foto outfit durante questa vacanza e sapete che ho vacanze limitate, però voglio creare contenuti per Instagram, quindi mi sono portata avanti e adesso, aspettate, vediamo se riesco a farvi vedere velocemente. Top è di Alluber, l'avevo comprato in Germania un paio d'anni fa, poi invece lo shorts invece di Maje e poi ho la cintura di Celine e il resto è rimasto esattamente lo stesso.
Allora, una cosa che ci tengo a segnalare è che qua ad Atene ci sono un sacco di negozietti veramente carini. Ve ne segnalo uno dal quale ho appena acquistato un top. Questo è l'ultimo mio acquisto qua ad Atene, in Grecia. Si chiama Lucet, ha delle chicche pazzesche. Sono seduta esattamente da fuori a questo genere di cose qui. Poi vabbè, questa è la vetrina con dei gioiellini. Ho preso un top veramente carino che ovviamente non potrò mai mettere in Arabia Saudita, ma che potrò mettere durante le vacanze. E siccome sto pianificando anche dei weekend fuori dall'Arabia Saudita nei prossimi mesi, almeno potrò utilizzarlo in quelle occasioni. È molto molto carino, un pizzo sangallo corto con lascia le spalle scoperte, si lega qua al collo, e qua tipo un volant di pizzo sangallo, molto molto carino. E niente, adesso andiamo verso il cibo, andiamo a mangiare qualcosa. In realtà non ho tanta fame, quindi sinceramente probabilmente mangerei anche soltanto un gelato oggi. E adesso vediamo, Andrea deve lavorare un attimo, quindi siamo un attimo seduti e poi andiamo verso qualcosa che ci ispira da mangiare. E tra l'altro oggi è l'ultimo giorno ad Atene, quindi in realtà alle 3 ci troviamo con una mia amica. Adesso devo capire se ha confermato o meno, ecco cosa posso fare adesso mentre lui lavora. Controllo un attimo se la mia amica ha confermato per oggi pomeriggio e poi pian piano ci spostiamo verso magari qualcosina da mangiare. Però ripeto, fa molto molto caldo, poi c'è un vento pazzesco e sentite cose che sbattono e il motivo è il vento. E ripeto, non ho particolarmente fame oggi, devo dire. Allora, al momento siamo in Setagma Square. Non so se neanche mi sentirete perché tra il vento, il traffico e le moto, non lo so. Comunque siamo in Setagma Square. Siamo andando a trovare questa mia amica greca. E adesso faccio vedere questa piazza perché è carina. C'è dietro, c'è il Parlamento. Allora, siamo appena seduti nel posto dove dobbiamo incontrare la nostra amica, che si chiama Black Duck Garden. È un posto veramente carino, praticamente ha la parte interna, diciamo, di bar, e poi esternamente c'è questa parte giardino che vedete alle mie spalle. Vabbè, alle mie spalle non c'è nessuno, quindi posso filmare. E niente, adesso la aspettiamo, abbiamo 45 minuti, diciamo, di attesa più o meno, perché eravamo un po' stanchini. Onestamente abbiamo camminato tantissimo durante questa vacanza, abbiamo trottato parecchio, quindi io sono stanca, comincio ad avere un po' male alla schiena bassa e essere proprio stanca. Infatti credo appena salirò sull'aereo per tornare in Arabia mi abbioccherò di brutto e mi sveglierò direttamente. Ah no, non posso svegliarmi direttamente in Arabia perché abbiamo uno scalo a Istanbul questa volta, non è un diretto.